Buongiorno a tutti. Buongiorno. 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 Vado io? Sì, prego. Buongiorno e siamo contenti di presentare ai nostri tifosi Gomez, Ribeiro, Felipe. E l'abbiamo cercato tanto, l'abbiamo cercato a lungo e alla fine siamo veramente molto contenti e soddisfatti per il suo arrivo. Gli diamo ancora una volta benvenuto e lo lasciamo a voi. Buongiorno. Non pensavo mi facevi qualche domanda. Buongiorno. Scusami. Il nome è Felipe. Gomez Ribeiro. Detto Felipe. Sì, sì, Felipe. Da tutti sono sempre. Molto. Innanzitutto una prima impressione tua e poi se ci racconti le tue caratteristiche per chi non conoscesse insomma il giocatore. Allora, prima di tutto sono io prima ad essere contento di essere venuto qua con tutti gli stimoli che da parte del presidente, del direttore, di tutti quanti che mi hanno trasmesso. Io veramente è proprio un onore venire qua. E come caratteristica io amo molto palleggiare. Sono un centrocampista, come mi sta giocando adesso, al 4-3-3 sono il vertice basso e niente, sono destro, niente. Diciamo il 4-3-3 è il modulo che preferisci? No? Sì, ho giocato parecchie volte anche al 4-4-2, ma il 4-3-3 per me è il modulo più adatto. Tempo che c'era la trattativa, hai avuto modo di vedere o informarti sul nuovo Perugia? Sì, mi sono informato molto e come ho detto, ripeto, l'ambizione, gli stimoli che ci sono qua non trovi da nessuna parte, credo oggi in Italia. E essendo qua, sono molto contento. Di essere arrivato definitivo, se non sì, ho fatto la. Per te uno stimolo ulteriore, insomma. Sì, ho voluto fortemente andare via dal Siena e sono venuto qua a titolo definitivo grazie al presidente. E sono tutto Perugia oggi. Tutto bianco rosso. Con un contratto biennale. Ok, grazie. Scendere in Perugia, ha già parlato benissimo di Perugia, che significa? Allora, ripeto, le motivazioni che ci sono qua, le ambizioni, io non vedo come un passo così indietro, io vedo come un piccolo passo indietro per poi fare due o tre in avanti. E quindi scendere di categoria io non vedo come una cosa brutta, anzi, è proprio uno stimolo in più che vedo oggi. A Siena speravi fosse la tua occasione, invece hanno scelto di mandarti a giocare altrove. Come mai ti è successo? Il contratto te l'avevano fatto serio, perché mi sembra 5 anni o 4. Sì, 5. Sì, no, non hanno puntato su di me quest'anno, pensavo invece di poter dimostrare il mio valore lì dove ho la Serie B, ho fatto anche molto bene questi due anni, ma loro evidentemente stanno puntando su altre cose. Hanno un po' ristrutturato la squadra e poi l'hanno invecchiata molto. Io pensavo fosse tutto il contrario, invece non stanno puntando per niente sui giovani. Loro vogliono, a quanto pare, vincerla subito. Se non sbaglio è solamente un anno che sei stato in C1, ormai sono passati anni, come te la immagini questa prima divisione? Allora, sono stati 3 anni fa, l'ho fatta a Como, è assolutamente un campionato durissimo, io vedo più difficile di tutti secondo me.
La B è la più lunga, ma la C secondo me è la più difficile, perché sono campi difficili, ci sono squadre molto difficili da affrontare, ambienti difficili, e quindi quest'anno penso che sarà ancora quella C di sempre, sarà sempre dura, ci sono tante squadre che si sono rinforzate, però io credo che Perugia stia facendo un'ottima squadra per cercare di raggiungere gli obiettivi importanti. Quando la Lega Pro l'ha fatta come? La divisione dei gironi era longitudinale, nel senso che prendeva versante adriatico e versante tirrenico dalle Alpi fino giù, oppure era nord-sud? Mi sa che mi sembrava nord-sud, credo sia più nord-sud era in quell'epoca. Quindi le parole che hai detto della Lega Pro fa riferimento comunque a un ambiente che va dalla Toscana a salire. Però prendevano anche squadre, io mi ricordo l'ho fatto a nord, c'erano due o tre squadre del sud, hanno fatto così, nel girone del sud hanno preso due o tre squadre del nord e viceversa. Se ci racconta un po' come è arrivato in Italia, così, una cosa veloce. Sì, veloce, perché parliamo. Uno dei. Sì, avevo 18 anni, 8 anni fa, sono andato subito alla Fiorentina, dove ho passato 3 anni, lì ho fatto la primavera lì. Poi ho fatto la risoluzione di contratto lì, sono andato alla Roma, ho fatto un anno. E dopo sono andato a Siena, dopo ho fatto i 5 anni, poi sono andato un po' in giro, ho fatto la C1 e poi sono andato in B col Varese. Sì, ma la cronologia la conoscevamo, ma la tua, come sei arrivato in Italia, con quali prospettive, pensando a quale altro tuo... Ma un ragazzo dice... momento, chi c'era in Italia che ti ispirava, chi ti ha consigliato in Italia, i Quattrini, il calcio importante, un giocatore in particolare... Ma un ragazzo di 18 anni che esce fuori dal paese e viene così lontano, credo che avevo tutte le intenzioni, tutte le ambizioni del mondo per spaccare il mondo, un ragazzo di 18 anni. E sono venuto, credo, anche nell'epoca era un momento ottimo della Fiorentina, quindi avevo tutte le prospettive importanti. Poi sono successi dei problemi fisici, ma poi ho lasciato alle spalle e ho fatto un percorso diverso. Un percorso che fortunatamente l'ha portato a noi, oserei aggiungere. A Firenze la tua esplosione è vero che è stata fermata da una serie di... Sì, sì. Sono arrivato già che avevo un problemino e lì ho avuto dei difficoltà per poi avere continuità al ritmo di gioco, dove poi ho deciso di andare via da Firenze. Se tu scegliesti il ruolo senza che il presidente ti ascolti o il mister, come ti manderesti in campo? A che fare? In questo modo lo vertice basso. Vertice basso. Davanti alla difesa. Assolutamente. Può già giocare oggi pomeriggio? No. Oppure? Dalla prossima, inizio prossima settimana. Tu hai giocato con Eusebi? Sì. Chiama lui, che ci dice di te? Umberto è un bravissimo ragazzo, lo voglio, cioè l'ho voluto e lo voglio così bene, siamo stati bene insieme e ci darà una grande mano, sono sicuro. La butterà dentro, dai. La sua è fatto segnare non molto, quindi più. Sicuramente questo è l'anno suo. Moreno, continui tu con... Passiamo al presto. Le domande sono le stesse. Allora passiamo al presidente con loro. Stai facendo le cose. È allenato, sì, a posto. Sì, sì, ho fatto tutto il ritiro a Siena. Questo per la C Perugia Calcio è un giorno importante. Non le aspetto le domande, parlo da solo, va, che non ve vedo molto spigliati stamattina. Ve vedo abbastanza addormentati, quindi prendo io il pallino in mano.
Noi siamo molto orgogliosi oggi di questa giornata, perché vi garantisco che per portare giocatori di questo calibro in una categoria che purtroppo è disgraziata, anche se il Perugia ha un nome importantissimo, fa una categoria in questo momento che per determinati giocatori non è facile da accettare. E per noi, ripeto, come stavo dicendo, questo è un motivo di orgoglio, aver portato Felipe a giocare nel Perugia, perché a parte che ci aveva delle richieste vere, importanti dalla Serie B, e lui senza pensarci un attimo ha scelto il Perugia. E per me, per Roberto e per Lucarelli e per tutto lo staff, come voi ben sapete, la decisione del giocatore di sceglierci è fondamentale. Anche se poi io in questo caso aggiungerei che vorrei ringraziare anche i suoi procuratori, che comunque ci sono stati molto utili nella trattativa. Ripeto, è un regista, come chiaramente ha detto anche lui, un regista di grandissima qualità, e per questo motivo lo abbiamo fortemente voluto. Roberto ci ha lavorato circa 40 giorni sotto traccia, infatti si è capito, perché nessuno di voi sapeva qual era la vera pedina che stavamo cercando, quindi doppiamente contenti perché siamo riusciti ad andare a segno con l'ennesimo obiettivo che ci eravamo prefissati, e ad oggi mi sento di poter dire che il mercato del Perugia è un mercato importante. Con Felipe lo è ancora di più. Posso? Certo. Come si sta seduti vicino a uno dei tre giocatori del Perugia con l'ingaggio fuori scala rispetto ai parametri? No, lui per noi è un top player e non sta fuori scala. Noi avevamo 4-5 ingaggi nel budget da top player e lui è uno di questi 4-5. Quindi era tutto programmato, era già tutto deciso a giugno, quando ho fatto la riunione con Goretti, che abbiamo parlato di budget e di come spendere i soldi del Perugia. Bene, io allora a questo punto passerei alle foto di rito. Roberto, non so, vuoi aggiungere qualcosa? E grazie. Sì. Delle? Sul calendario uscito. Ah, dei calendari. Ma ragazzi, i calendari io personalmente non gli do troppo peso. Poi ognuno di noi gli dà il peso che ritiene giusto. Secondo me, quando una squadra vince un campionato non può pensare come e dove va ad affrontare gli avversari. Dobbiamo essere concentrati sulla nostra forza, anche perché io ieri, senza fare nomi, insomma, ho sentito un presidente di una squadra nostra avversaria e, credetemi, era terrorizzato di dover affrontare il Perugia. Quindi purtroppo molte volte l'erba del vicino è sempre migliore, no? Invece io dico che tanti hanno paura di noi. Quindi andiamo a giocarcela ad imporre il nostro gioco e andiamo a cercare di far capire chi siamo, soprattutto ai nostri tifosi, che sono giustamente vogliosi di capire qual è la dimensione di questo nuovo Perugia. Io credo che stiamo costruendo un'ottima squadra, perché ancora mancano un paio di pedine. Vai, metti la terza mano.